L'obiettivo è innanzitutto adottare una nuova politica dello Stato di diritto e diritti fondamentali. Noi abbiamo fatto un lungo lavoro durante il nuovo semestre, oggi dovremmo adottare queste conclusioni del Consiglio che avviano una nuova politica di valutazione dello Stato di diritto all'interno dell'Unione Europea e anche di prevenzione di rischi di gravi violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione Europea. Era una grande priorità dell'Italia, era stato un lavoro molto difficile perché partivamo dovendo superare molte resistenze, dovremmo riuscire a adottare queste nostre proposte e questo è certamente un punto molto importante. Così, Niente più casi Ungheria, in sostanza. si vuole avere delle discussioni a livello di consiglio proprio per evitare che ci possano essere dei rischi, non dico delle violazioni, ma dei rischi di violazione di alcuni principi fondamentali e questo per noi vale molto perché l'Unione Europea può rilanciare il suo ruolo politico solo se torna ai suoi fondamentali. I fondamentali sono la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto e non unicamente i parametri finanziari.